Eccoci qua, siamo in onda con la seconda parte di Linea Verde Sport. Archiviamo definitivamente la partita di Trapani con l'analisi del drago. Partiamo. Primo episodio, Gigi, terzo minuto, lancio lungo, si apre già la difesa della rete. Sì, assolutamente, una palla libera dove vedono partire il pallone da. Tra Petricciura e Frattali, Sì, si prima fanno scoprire. indecisione. Ma se vediamo anche le immagini successive, sono Esitai che sono. due o tre Esitai, lanci eccolo dove si fa sempre qua. Esitai trovare. già scavalcato. Passiamo adesso invece al sedicesimo. Qua c'è Scognamiglio che si inserisce Sì, indisturbato. Sono in due. qua diciamo c'è un errore di posizione di Petrucciolo che secondo me doveva stare dietro a questo che colpisce la palla e Gidea Scognamiglio. doveva scalare verso l'altro giocatore. Lasciano due incredibilmente soli. Andiamo adesso al 34esimo minuto, l'azione del calcio di rigore. Qua secondo me Montalto però lavora molto d'astuzia. Ci Lavora molto d'astuzia, però gli frana proprio addosso. Cioè ci può anche stare. può stare però che se lo tiri, eh. Lo so, ma quello Se è un attaccante, è magari anche fa un'esperienza. Se è stato parte dell'esperienza. già ammonito, devi stare più tranquillo. Dalla prodezza di Frattali al patatrac, perché con questo rinvio ha tardato da via da in là a Citro per inventarsi questo lob che porta al gol di Coronado. Siamo al 39esimo minuto. E poi direttamente al secondo tempo, rigore non rigore, io direi di no. Sottolineerei solo che in questo caso forse poteva andare più deciso Castaldo, ma No, insomma, diciamo un'azione sporca. che l'avversario ecco che mette il piede, forse ha un po' paura, però non c'è niente qua. Non c'è nulla. E poi analizziamo l'ultimo episodio, quello decisivo del secondo gol. Qua prima Bastien, poi D'Attilio. Ma diciamo la bravura del giocatore del Trapani è che prende subito palla, la mette a terra e punta. Là poteva fare qualcosa in più d'Attilio, nel senso cercare di contrastare e portarlo. Allora, Bastien Bastieri, sta in vedi, ritardo, quindi se sta in lo affronta ritardo, fa il quindi rigore. esatto. D'Attilio però gli dà 3 metri, vero Gigi? D'Attilio doveva fare qualcosina in più, obiettivamente, poteva contrastarlo in modo Ma migliore. era il debutto questo ragazzo? Sì. Fatto una presenza, no, seconda presenza in campionato, ne fece già un'altra, una partita vinta in casa, ragazzi, Ah, nella andate partita vinta tranquilli, in sì. casa. In che ruolo gioca D'Attilio? Perché io non ho ancora capito un paio di ruoli. Sono un po' ignorante. Centrale di D'Attilio o Bastien, centrocampo. No, ma poi un'altra domanda che vi faccio, no, perché senza voler fare la professoressa, però Pavarese mi insegna che la bravura di un allenatore sta pure nel tirare fuori il meglio dal materiale umano che ha a disposizione. Qual è il ruolo di Bastien, Salvatore Pompa? La capacità Trequartista, di Bastien è playmaker, quella di interno? prendere palla, inserirsi tra le linee avversarie, quella di guadagnare metri, soprattutto a gara in corso. Credo che al momento, indipendentemente dal ruolo, sia difficile vedere un buon Bastien fin dal primo minuto, Quindi sinceramente. playmaker secondo te? Anche Anche. Va bene, no, perché non l'ho ancora capito, ma forse sì. non l'ha capito Vabbè, manco Tessera. prendiamo Tu non un'altra. sei d'accordo? Ma ha giocato domenica, obiettivamente, ho visto tutt'altro che può fare il playmaker. Giocatore che non prende mai palla, che non dette tempi, anche se ha giovane età, però. Non so, forse anche lui giocando prima trequartista, poi mezzala, ora centrale, sta trovando anche qualche un po' di confusione. Anche lui secondo Problema è me. che parliamo di un diciottenne Gigi, che Appunto, quando lo vai a responsabilizzare, non è perciò ha semplice, bisogno deve di entrare a gara in maturare, no? corso. Beh, è un ragazzo, bisogna comunque avere pazienza, poi viene da un altro, diciamo, da un altro calcio, da un'altra nazione che è molto attenta alla crescita dei giovani e nell'impostazione di questi ragazzi. Certo, come diceva Gigi, come playmaker forse molto leggero, al di là del fatto che credo c'è bisogno di molta personalità nel Quel poter ruolo. impostare il gioco e dettare i Chi tempi acquisterà per con la gli squadra. anni e con La l'esperienza? mia domanda. Sicuramente, io vedo un Il giocatore materiale molto c'è. veloce, un giocatore molto veloce, una mezzala che a mio avviso, da quello che ho visto in due occasioni, una mezzala che Taccone ha detto che è una mezzala bravo, comunque. bravo, che sa
ha i tempi giusti per potersi inserire. Ok, no, ma la mia domanda comunque non era per mettere in dubbio le qualità di Bastiani, era per dire che pure Tessera sta un po' in confusione, visto che l'ha schierato in tre ruoli. Probabilmente, vista la duttilità del ragazzo, vista la duttilità del ragazzo, ok, ci può anche stare, però poi mi spiegate la crescita dei singoli, perché non c'è, a certe lacune, non c'è la crescita dei singoli, chiedendo al ragazzo di fare dei sacrifici. Ok, telefonata poi Tessera, pronto? Pronto, buonasera, sono Maria. Signora Maria, benvenuta, da quanto mancata tempo? Mi sono mancata, ho avuto problemi con mio marito. Va bene, in bocca al lupo. Grazie. Comunque, io sono del parere che la società dovrebbe fare prima mia colpa, la società, perché ha acquistato giocatori in difesa che sono l'ombra dei difensori. Uno, Tessier dovrebbe essere cacciato, io non lo discuto come uomo, ma come allenatore, per me è in confusione mentale. Non schiera mai la stessa formazione ogni partita. Ma gli mancano, signora, tutti infortunati. Ma è infortunato fino a un certo punto, ma volessi cavarsi me lo schiavi in difesa, ma insomma stiamo dando i numeri. Questa è in confusione e il preparatore atletico, lo Stato andrebbe cacciato a calci per sedere tutti quanti, non ce ne salva nessuno. I giocatori in campo, vedete, fanno un primo tempo o il secondo tempo buono, poi sono marionette, sembrano belle statuine, la difesa che non copre, centrocampo che non filtra, le fasce non funzionano, è rimasto solo l'attacco. Ditemi voi come si vuole giocare. Analisi perfetta. Va bene. Molino mi guardava, l'analisi della signora Maria è perfetta. La signora Maria che è proprio l'equilibrio fatto a persona. Grazie signora Maria, un abbraccio a lei. Piange il cuore vedere il mio Molino così. E i giocatori, se mi stanno ascoltando, si svegliassero, perché la presenza dei tifosi è in esaurimento. Poi vengono questi a calci in culo con i giocatori. Vabbè, signora Maria, non si arrabbi. Grazie, calma, in bocca al lupo per suo marito. Salvatore Tumpa, insomma, giusto concedere i tre giorni a Tessier? Con questo stato d'animo Marco, affrontiamo la partita di domani. Credo che la società abbia fatto una scelta molto chiara. Fino a qualche giorno fa rischiava soltanto Tessier. Oggi guardando il calendario rischia l'Avellino, anche perché è vero che questi due turni li giochiamo in casa, ma è anche vero che alla fine del campionato ci ritroveremo a 5 partite dalla fine a giocare a Lanciano e prima a Vercelli. Ci ritroveremo a giocare fuori alla fine del campionato a Chiavari, ci troveremo a giocare fuori con l'Ascoli. Insomma, a parte il Como, che affronteremo comunque a fuori. Il finale di stagione sarà fuori e tra l'altro nelle partite in chiusura di stagione incontreremo una squadra come il Cesena che si è capito che lotterà per i playoff. Quindi mi auguro, come ovviamente da uomo di calcio diceva Gigi Molino, che l'Avellino prenda le contromisure, perché il campionato lo dobbiamo riuscire a raddrizzare prima. Molto prima rispetto alle ultime giornate, altrimenti sarà molto difficile. Allora, telefonata brevissimamente e poi ci andiamo a sentire Tessier. Pronto? Ciao, buonasera, sono Gianni da Montoro. Ciao Gianni, prego. Saluti innanzitutto a tutti i presenti in studio, soprattutto a Salvatore, saluto che è un caro amico. Gianni, buonasera. Anche io delusissimo, come penso la stragrande maggioranza dei tifosi e come penso del resto anche voi tutti, anche i giornalisti. Io vedo in questo momento, non lo so, quello che manca, penso io, è proprio l'intervento serio, reale, concreto da parte della società. Penso che se la società fosse intervenuta 4-5 settimane fa con una scossa radicale, la scossa radicale doveva essere quella di un cambio dell'allenatore, penso che in questo momento non ci troveremo a commentare tutto quanto quello che stiamo commentando. Vedo Tessier obiettivamente in grandissima difficoltà, giocatori che io non li vedo scarsi, credo che non siano nemmeno stati messi in condizione di giocare nei propri ruoli. Ho sempre ammirato Gavazzi come calciatore, anche le altre volte che è stato al Partenio. Non l'ho mai visto giocare, se non penso una sola volta, a destra. L'abbiamo sempre visto giocare a sinistra. Sì. Perché?
Va bene, perché in questo momento non abbiamo un sinistro oltre Zito e Schiavone che è andato. Poi di Zito parleremo. Di Zito parleremo. Andiamo allora, a sentire Tesser. A proposito, la domanda qual era? La domanda era mia, si sente in discussione oppure no? L'hai fatta tu. Risposta, un po' di tutte e tre delle domande le ho fatte io. Sì, parto da quest'ultima, giocheremo col 4-3-1-2, il nostro modo di gioco, non sicuramente a 5, rientra Nica, quindi ho a disposizione dei giocatori. Settimana scorsa anche Giron era rimasto fermo per due giorni, nei quei giorni che abbiamo lavorato c'era un problema? Però noi non lo sappiamo. Ah, anche ieri nella partita di sabato quando è entrato ha preso una botta nel ginocchio negli ultimi minuti, un po' di fastidio, però si è allenato regolarmente. E a rischio sì, ma perché però me lo sentivo tre partite fa, otto partite fa dopo la prima di campionato, sono sincero, è chiaro che adesso è una fase un pochino più avanzata, però io lo dico con grandissima tranquillità, io spero di far bene perché faccia bene l'Avellino, poi di conseguenza posso essere anch'io, poi la società, la proprietà che mi sta dando fiducia e che ringrazio e spero di ricambiarla al meglio, io la ricambio facendo il mio lavoro con grande serietà e professionalità, oltre a quello sinceramente non posso, consapevolezza che si commettono degli errori, dico sempre chi lavora si fa, anch'io quando guardo gli altri a lavorare giudico e dico che sbagliano, perché è la cosa più facile, commentare quello che fanno gli altri e quindi sentirmi a rischio lo sento, però io sono molto, molto sereno e aggiungo che anche se magari dentro posso soffrire, non lo faccio vedere perché ai miei giocatori devo dare serenità e tranquillità, non devo dare nient'altro in questo momento. Pavarese, analisi lucida, ma forse non si sente giustamente l'unico responsabile. Ma non lo è assolutamente, non è l'unico responsabile. Comunque credo un'analisi perfetta da parte sua. Conscio delle responsabilità che ha nei confronti della tifoseria, nei confronti della società e soprattutto nei confronti dei giocatori. Mi auguro che sia riuscito in questo breve periodo a tirar fuori il massimo, perché credo che questo è il momento di dimostrare di essere all'altezza della situazione. Lui da questo punto di vista è un tecnico navigato, una persona di grandissima esperienza e credo che a questo punto debba far leva a tutta la sua diplomazia, la sua grande esperienza per tirar fuori il massimo da ogni singolo calciatore. Allora c'è Nicola Binda della Gazzetta dello Sport con noi. Buonasera Nicola. Buonasera a tutti, saluti i tuoi ospiti, in particolare il mio amico Drago. Ah, eccolo, c'è anche Gigi Pavarese però, che si vantava di certo, essere tuo amico. Anche Gigi Pavarese, con piacere lo saluto, ma il Drago. Il Drago è il Drago. Senti Nicola, ieri sulla Gazzetta sei stato molto chiaro sul punto che fai ogni domenica sulla Serie B, hai detto, parlando delle squadre che non vanno tanto bene, i tifosi dell'Avellino hanno ragione a essere arrabbiati, ma sicuramente la colpa non è solo di Tesser. Sì, infatti io credo che l'Avellino... Facciamo un passo indietro, l'Avellino l'anno scorso ha fatto dei playoff fantastici, ha fatto un campionato eccellente e dei playoff fantastici, c'è quella traversa di Bologna che ancora trema e che grida vendetta. E probabilmente si è rimasti ancora fermi lì a guardare quella traversa che balla e tutti si pensa che l'Avellino debba ancora essere lì a giocarsi la Serie A. E invece la squadra secondo me non è forte come quella, la squadra è un po' più debole. Intanto non c'è più Massimo Rastelli che secondo me è un grande allenatore, c'è Attilio Tesser che è un ottimo allenatore, anche lui molto più esperto di Rastelli, però che sicuramente ha avuto bisogno di tempo per cambiare la squadra secondo le sue idee, questo alibi bisogna riconoscerlo. Sì. Però è anche vero che l'Avellino come squadra mi sembra meno forte di quello dell'anno scorso e soprattutto, ma al di là di questo, quando si parte con addosso
tante pressioni, tanta voglia di vincere, tanta obbligo di vincere, perché insomma l'anno scorso ci siamo andati quasi vicino, sì. Ecco che questa attesa, quest'ansia così ti fa vivere male i primi passi falsi, i primi pareggi, le prime sconfitte sono subito viste come scandalose, come inaccettabili, sì. E quindi questo ha contribuito secondo me a appesantire il carico psicologico sulla squadra. Nicola, ma a tuo avviso basterà sistemare da qui a un mese la difesa per risollevare le sorti di questa squadra? Intanto è rientrato Gigi Castaldo e non mi sembra poco, perché aver lui davanti ti presenti dagli avversari in un'altra maniera. Certo, non è che prima c'era un attacco scarso, perché Mukulu, Trotta sono comunque dei giocatori importanti, è vero che magari da Ciccio Tavano era lecito aspettarsi qualcosa di più, questo sì, però intanto adesso ti presenti con Gigi Castaldo e poi bisogna vedere se Tesser continua a insistere su un modulo di gioco che forse non ha i giocatori adatto per interpretarlo, perché forse non ci sono gli interpreti adatti che il tecnico avrebbe voluto, quindi questa settimana è sicuramente decisiva, la partita di domani e poi quella di sabato sono credo una chiave di volta della stagione dell'Avellino sicuramente. Quindi Nicola, per te è giusto o no cambiare Tesser? No, io non mi sembra ingiusto dirlo, intanto perché Tesser lo conosco, una persona per bene che lavora seriamente con grande impegno, quindi non vedo giusto, sì. Soprattutto da parte mia, dire una cosa del genere. Dico solo che so che la società non è contenta, il presidente era abbastanza adirato dopo l'ultima sconfitta a Trapani e quindi so che c'è pressione sull'allenatore, però ripeto, in questi casi è facile prenderla con una persona sola. In realtà credo che bisognava affrontare questa stagione con un po' più di prudenza e un po' più di calma, non essere così subito con il mirino puntato verso l'alto. Drago, vuoi fare una domanda al tuo amico Binda, no? No, voglio solo salutare, basta Nicola, è un grande. Piano, piano Gigi, che poi mi emoziono. Va bene, allora grazie Nicola, grazie per il tuo intervento. No, grazie a voi. Grazie. Buonasera. Buona serata, arrivederci. Buonasera a tutti, Gigi, buonasera a tutti. Ciao, grazie. Arrivederci. Se lo cambiamo insomma, questo allenatore, facciamo il Toto allenatore, ci tocca farlo semplicemente perché se domani... Cambiamo tutto ferro perché, come diceva Salvatore poi... Pompa, siamo in una fase cruciale della stagione. No, però noi lo... Sì, ho capito, Marco, sbagliare noi facciamo queste i giornalisti facciamo i giornalisti. Quindi i giornalisti vuol dire che analizzare la realtà. L'analisi della realtà prevede una squadra che ha perso le ultime tre partite, che è a un punto dai play-out, agganciata anche ieri dalla Salernitana, mi sbaglio? Sto dicendo stupidaggine. Sì. È una squadra a pezzi dal punto di vista fisico, mentale, con uno spogliatoio completamente diviso, nonostante quello che dice Tesser che andremo a sentire. Perché per me se un giocatore come Zito, che diventa sempre il capo espiatore, non la ritengo una cosa giusta, fa un fallo d'ammonizione come quello che ha fatto a 30 metri dall'area, è un segnale di nervosismo, che purtroppo in questo momento non ci possiamo permettere. Sintomo di qualcosa che non va, così come non è corretto che l'allenatore dice di Zito, come ha detto venerdì, c'è un carattere particolare. Tutti dobbiamo giocare per il nostro interesse, ma prima per la squadra. Credo che anche Zito sia un professionista, lo ha detto dimostrato. Questo, se facendo corna, cosa che tutti non... Io sono contenta, secondo te, se l'Avellino perde, sono contenta se retrocediamo e vado a fare la giornalista in Serie C. Molino, ma mi fai proprio arrabbiare. Dal però devo dire la verità. Preparatore atletico. Chi è che i nomi che si fanno? Allora, te li faccio, è inutile non mi guardare, facciamo così te li faccio. Sì, i nomi si fanno e sono quelli di Gautieri, Camplone, Colomba e Novellino. Io parto da un presupposto che questa società, la famiglia Taccone, non ha mai attraversato momenti difficili. Questo è il primo esame per il presidente e per il direttore generale.
direttore generale che personalmente ho apprezzato moltissimo, quando dopo le prime sconfitte, le prime giornate, chiamò tutti alla donata, tutti a raccolta, forse perché vivendo la quotidianità, avendo il polso della situazione, si era reso conto che non erano tutte rose ciò che l'impianto vivaistico preparato per messo a disposizione di Tesser, e quindi aveva avuto l'intelligenza e soprattutto l'umiltà di ammettere certi errori, cosa che molti non avevano capito, e che così avevano preso sotto gamba questa chiamata alle armi, all'unione da parte del direttore generale, che ho apprezzato personalmente, ho apprezzato tantissimo. Ora, al di là di tutto, è inutile fare processi a questo o a quello. Adesso bisogna tirar fuori gli attributi e dimostrare di essere da Avellino. Poi chi dovrà decidere, decidesse con grande tranquillità e soprattutto certo di avere alle spalle un potenziale importante che è la sana tifoseria del Lupo. Assolutamente sì. Allora, prima la telefonata o come la vuoi, famiglia? Fai tu. Telefonata. Pronto? Pronto? Prego, buonasera. Buonasera, sono Carmine Troncillo da Monte Diletto. Sì, pronto. Prego, Carmine. Carmine deve abbassare il volume della TV e ascoltarci dal telefono, altrimenti c'è l'eco. Sì, sì. Ok. Pronto, va bene? Va bene. Pronto? Sì, ci dica, la sentiamo, basta che parlo. Sì. Vabbè, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Comunque sarò sintetico, perché non è corretto occupare molto spazio, ma rispetto all'anno precedente, vorrei fare una domanda soprattutto al direttore Torrese, che è uno dei nostri ed è competente, che io saluto, ci conosciamo. Io vorrei, e anche a Molino, Gigi, rispetto all'anno scorso, chi ha sostituito Eli? Chi ha sostituito un certo Pisacane, un certo Bittante, da chi è stato sostituito? E oltre a questo poi mettiamoci Gigi D'Assaldo, che è entrato soltanto adesso, le prime partite, sul quale non è che ci si può contare molto, almeno per le prime partite, anche ieri è andato anche molto bene. E allora ci ho premesso, ho citato questi quattro nominativi, va bene? Per me non sono stati sostituiti, tolto Castaldo per le vicissitudini della squalifica, ma i tre, cioè noi gli esterni non abbiamo nulla, va bene? L'assenza di Bittante si nota proprio, mamma mia, maledettamente. Okay, grazie, però aveva detto che era breve, abbiamo finito. Però è stato chiarissimo, è stato chiaro. La difesa. Dottoressa Pitti, però sì pure, però vorrei... La sentiamo disturbata, però. Da Molino e da Poverese, sì, è uno rischio, perché non è vero che abbiamo la stessa squadra dello scorso anno, assolutamente, ma manco metà. È stato chiaro, grazie, okay. Rispondete. Assolutamente. Facciamo rispondere un attimo. Vabbè, io non parlo più. No, mai detto che la difesa di quest'anno era più forte dell'anno scorso, assolutamente, detto... sempre l'incontrario. È normale che Eli, Pisacane e Bittante non li sostituisci facilmente. Purtroppo l'Avellino dietro ha problemi, ma questo Tesser lo sa, non pensate che Tesser questo non lo... E dopo risponde proprio... Però c'è da considerare che in sede di costruzione della squadra comunque si sono affidati a giocatori che già in questa categoria avevano una certa esperienza, che poi alla fine le scelte sono state infelici. Chi è? Perché è solo Rea, detto. Rea e Liggi, che comunque abbiamo pazienza. Gigi, però non abbiamo raccontato le presenze, come le ha fatte, dove le ha fatte, quando le ha fatte, Gigi. Scusa. Ma io non è che sto qua a fare l'avvocato difensore di De Vito. Però sulla carta, così purtroppo sono rimaste sulla carta. Anche Nica sulla carta ha 15 presenze in Serie A. E Nitria. L'unica scommessa era Giron. Famiglia Vietri, se non è si dice domani è giusto mandare via Tesser? Io credo di sì. Anche che... in caso di pareggio, parlo io.
Credo di sì, che se non si vince sia giusto, però il presidente è quello che decide. Lui l'anno scorso in alcuni momenti Rastelli voleva essere la piazza voleva mandar via, lui l'ha difeso e penso che abbia avuto ragione. Io penso che acquistando due o tre buoni elementi non ci sia bisogno di mandare via l'allenatore. Ci vogliono due esterni bassi, un buon centrale e un playmaker, come si diceva prima. Perché noi in tre anni di Serie B il vero playmaker non l'abbiamo mai acquistato. Prendi esempio Scozzarella del Trapani, è un ottimo playmaker, un giocatore tipo del genere ci vorrebbe per far girare la squadra. Facciamo parlare pure Gerardo, qua tutti Luigi, stasera è la puntata dei Luigi. È maggiore, quindi ha più diritto di parlare di me, perché poi sono più piccoli. Che significa? Ho più poca esperienza. Io pure sono sorella minore, abbiamo anche noi i nostri figli. Va bene, però io volevo riprendere il signor Binda. È un fratello più grande, che saluto, c'ha pure la febbre. Poverino. Il signor Binda diceva che la squadra è molto inferiore, però io... penso che solo la difesa, secondo me, sarà poi inferiore all'anno scorso. Perché noi siamo partiti con due terzini che non so forse dove giocavano, ma secondo me rispetto a Bittante, come diceva lui, sono molto più... Stiamo rimpiangendo il peggior Bittante, che l'anno scorso ha fatto un campionato. È vero, Salvatore, ho detto qualcosa tu... Il peggior Bittante dell'anno scorso che non fece un campionato... No, ha fatto un campionato pessimo l'anno scorso. Bittante, almeno dal mio punto di vista. Devo leggere qualche messaggio su Facebook, sì, perché poi ce ne stanno un sacco di domande per Pavarese, deve rispondere. Allora, Gerardo Dello Buono, secondo Gigi Molino, cosa serve all'Avellino per salvarsi? Carratù. Gigi Pavarese chiedo, ma un direttore sportivo prima di prendere dei calciatori li va a guardare oppure li compra per suggerimento? A Molino chiedo, in che cosa sta sbagliando Tesser? A Pompa chiedo, ricordatevi voi le domande perché io sono un po' rincoglionita. A Pompa chiedo, secondo te tutti i calciatori stanno facendo il loro dovere? Oppure alcuni si sentono giustificati dal fatto che abbiamo problemi? Giancarlo Overbass Finamore, non avrei tanto da chiedere ma solamente... da come ho capito Taccone non ha voglia di spendere per un altro mister e un bottirchio, su questo non sono d'accordo. Follo, Adolfo, buonasera, situazione vista e rivista negli anni bui, speriamo cambi d'epilogo, ma per rimetterci in carreggiata a gennaio servirebbe una mini rivoluzione, in primis in difesa e stile Latina lo scorso anno, magari faremo i soldi con Trotta, che solo qualche settimana fa la società disse che non sarebbe partito a gennaio. Qua in effetti Taccone ha detto che non sarebbe partito a gennaio, in settimana ha corretto il tiro, in caso di Serie A dove gioca va. Federico Sanseverino, buonasera a tutti gli ospiti studio, vorrei fare una domanda. Secondo voi l'Avellino si può salvare o dobbiamo rivivere lo spettacolo della retrocessione in Lega Pro? Federico Sanseverino ancora, perché il presidente Taccone dopo la sconfitta di Trapani non ha esonerato Tessere? La domanda, la risposta è semplice, avevamo la partita oggi. Loredano Valentino, dite al presidente che vogliamo restare in Serie B, vende Trotta, farà i soldi che incasserà, bisogna investirli in quattro elementi di categoria, non di Lega Serie D, due terzini, un difensore centrale e un centrocampista. Chiudiamo con Arnaldo da Tivoli, credo che stavolta il presidente abbia sbagliato a rinnovare la fiducia al tecnico, l'attenuante non possono essere le assenze perché gli infortuni a raffica non sono frutto del caso, mi preoccupa soprattutto il fatto che Tesser non mi sembra in grado di tutelare i suoi. Un caro saluto a Marco e Titti. Allora rispondetemi se l'Avellino si può salvare oppure no, tutti e tre. Salvatore? Sì. Sicuramente sì. Gigi? Chi dice sì. No qua? Assolutamente Molino? Sì, c'è molto tempo, però è normale che deve intervenire drasticamente sul mercato a gennaio, almeno in difesa. Pavarese, è giusto dar via Trotta per rinforzare? Io personalmente sono del parere che Trotta abbia bisogno di completare questo campionato di B, e qualora le sirene della A fossero vere, di puntare dalla prossima stagione, perché sarebbe importante per la sua crescita professionale arricchirsi ulteriormente con un campionato da protagonista come può essere questo ad Avellino. Poi sai, sono le dinamiche del mercato, sì, bisogna pure vedere se la proprietà è dell'Avellino o dai si dice che comunque è solo appoggiato, e qualora fosse, credo che decidendo di
di privarsi di un giocatore del genere che comunque possa portare linfa alle casse, sicuramente il presidente Taccone buona parte lo reinvestirà, in giocatori, acquisti, acquisti oculati, anche perché poi c'è da tenere conto che a gennaio non è facile poter fare mercato e soprattutto trovare giocatori con quella personalità giusta per potersi inserire in uno spogliatoio già rodato e soprattutto poi potersi inserire in una squadra, in un ambiente tecnico che probabilmente li vede lontani, però sta di fatto che saprà la società come intervenire, la società, gli uomini giusti con le capacità e le qualità in grado di poter individuare questo o quell'elemento. Telefonata, pronto? Pronto? Prego, buonasera. Buonasera, sono Nicola De Mercogliano. Buonasera. Prego Nicola. Volevo, visto che la giornalista Titti, mi rivolgo a lei, sì. Detto il toto allenatore. Dicevo, a parte che io sono, diciamo, contrario anche al fatto di cambiare in corsa l'allenatore, però visto che l'allenatore si parla un po' troppo, va via, non va via, va via, non va via, io sto pensando una cosa, che queste si chiudano nella stanza, discutano, visto che il direttore generale aveva detto che ha speso molto di più dell'anno scorso, si pensa che Tesser non vuole andare via, ma spero che si dimette. Allora, toccando ferro, non c'è bisogno di un allenatore se non si vuole perdere prima la partita e poi mandarlo via. Si vince la partita martedì e poi si può mandare anche via lo stesso, perché finché poi il sabato ne prendiamo un'altra. Sì. Allora, visto considerate che non è accettato, diciamo, dalla dice lei, se si deve eliminare, cioè cambiare, concetto chiaro, si deve Nicola, cambiare. Però, non bisogna toccare ferro, bisogna vincere e poi dire alle decisioni, cambiamolo e lo cambiano. Perché qua mi sembra che si chiudano da una parte chi vuole mollare e chi non vuole mollare. Per risparmiare dei soldi vogliono che Tesser... Vabbè, è caduta la linea, però io non penso che sia un problema di soldi, di ingaggio assolutamente. Di progetto, diciamo. Di progetto, magari questo allenatore che non ha avuto gli elementi che voleva, perché poi qualcosa l'ha fatta capire oggi pomeriggio, lo sentiremo nella terza parte, insomma forse anche la società starà pensando, diamogli fiducia e poi... Vediamo. Tra l'altro, brevissimamente, secondo un servizio che ha fatto Sky qualche settimana fa, ma insomma i dati parlano cambiare chiaro, tranne Foscarini alla Provercelli, sì, tutti gli allenatori che sono subentrati in Serie B hanno fatto peggio o uguale alla precedente gestione. Pubblicità. Guarda in Serie A che è successo. Tranne Donadoni, col Napoli. Pubblicità.